ampiamente penso resa conto che in questi 2 anni in cui era nato, 2 anni e mezzo, il famoso governo del fare, di vero, cioè di cose fattive per la Repubblica di San Marino, in concreto nessun segretario di Stato, preso vario titolo, ha prodotto qualcosa, perché se noi andiamo a verificare la squadra di governo e facciamo la somma ad oggi, dopo 2 anni e mezzo, di quali benefici sono stati prodotti per il paese, sicuramente arriviamo a un risultato che, se non è pari a zero, è molto vicino allo zero. Si era partiti con l'uscita dalla blacklist e da lì a dopo, il giorno dopo, se vi ricordate, San Marino sarebbe dovuto ripartire perché i progetti erano già in campo dal governo precedente, perché il governo precedente già diceva, era in atto la imminente uscita dalla blacklist, e da lì a dopo i progetti erano già in campo, erano già stati sviluppati e quant'altro. Tutto questo è stato sconfessato dall'opera proprio di questa maggioranza e dei suoi segretari di Stato, che davvero a vario titolo non hanno prodotto benefici per la Repubblica di San Marino e per il rilancio chiaramente dei posti di lavoro, perché la maggiore preoccupazione di ognuno di noi non è tanto di che colore è un segretario di Stato o di che partito c'è il governo, è che questo partito, che questo paese riparta nell'alveo della creazione di un nuovo, di una nuova previsione economica per San Marino, un progetto economico, il famoso progetto economico di cui tanto se n'è parlato nei vari allegati di tutti i colori, che di fatto non è mai partito.